Siamo sempre qua, la 16ª edizione del concorso Giovani Interpreti. Siamo in compagnia di Samuele e Marco, che sono due chitarristi che hanno appena finito la loro audizione e stanno aspettando il punteggio della giuria, che è attualmente riunita. Secondo voi com'è andata? Io sinceramente pensavo di fare un po' peggio. Tu? Io invece pensavo di fare molto meglio. Ah, quindi già due cose contrastanti. Che cos'è che può tradirvi? L'emozione del palco, il pubblico, il fatto che ci sia una giuria a dover poi giudicare? Cos'è la cosa più... A me è il fatto di suonare sul palco con tutta la gente che mi guarda. Sì, anche a me. Poi la concentrazione è difficile da mantenere per tutto il pezzo. Da gestire. È la prima volta che partecipate a questo concorso? Questo concorso sì. Io no, l'ho già fatto l'anno scorso. Com'è andata l'anno scorso? Bene. Finito... Il primo premio. Ah, il primo premio, quindi speriamo che quest'anno ti riconfermi primo. Altri concorsi li avete già fatti, a parte questo? Sì. Ok, cos'è la cosa più bella di questo concorso? Ma sicuramente è il fatto di suonare in teatro, anche se a me non piace suonare con tutta la gente che mi guarda. Ma è vero, io preferisco in genere i concorsi con le audizioni chiuse, porte chiuse, però questo teatro è molto molto bello. Anzi, porte chiuse? In confronto all'anno scorso... Questo qua è proprio il contrario, cioè proprio a porte apertissime. Esatto, io preferisco in genere i concorsi a porte chiuse, però questo teatro è comunque... In confronto all'anno scorso è molto bello. Ok, allora, domanda che abbiamo fatto un po' a tutti. Come vi siete sentiti durante l'esecuzione? Visto che quest'anno c'è questo palco enorme, questo teatro nuovissimo, il primo anno che lo facciamo in un teatro così grande, come vi siete sentiti? Io prima di suonare ero molto emozionato e poi quando ho cominciato a suonare la tensione è calata moltissimo. Sì, esatto, anche qua, perché prima di suonare sono sempre molto agitato, poi invece quando inizio penso magari all'altro e penso ad essere in camera mia che sono per i fatti miei invece di avere tutto il pubblico davanti, quindi mi calmo un po'. Ok, voi siete due chitarristi, come avete cominciato ad approcciare la chitarra? Nel senso, è venuto in modo successivo, da piccoli avete subito cominciato con il vostro strumento, com'è nata un po'? Io suono da 8 anni e ho cominciato perché agli scout c'era un ragazzo che suonava la chitarra, mi è piaciuto e ho voluto cominciare, poi mi è piaciuto e ho continuato. Io invece suono da 7 anni e ho cominciato a suonare la chitarra perché la suonava mio papà. Allora lo sentivo mentre suonava in casa e ho cominciato ad appassionarmi. E ti sei innamorato poi della chitarra? Ok. Avete già un autore preferito, un compositore che vi piace più di altri, preferite suonare in pubblico? Ma... no, suono quello che decido di portare, cioè... Non hai proprio non ancora un compositore. Ok. Ma a me invece piacciono molto dei pezzi di Serco Albeniz, anche se li ha scritti per pianoforte, mi piacciono molto le trascrizioni per chitarra. Per chitarra. Visto che voi siete un po' più grandi, faccio domande che faccio un po' più grandi. Quanto tempo ci vuole per preparare, cioè per studiare e prepararsi a un concorso di questa portata? Ma se i pezzi si sanno già, cioè. Io scelgo i pezzi che ho già fatto, non prendo dei pezzi nuovi per un concorso, scelgo dei pezzi già studiati e per il concorso cerco di perfezionare al meglio, quindi 2 settimane. È un pochino rispetto a altri che ci ho studiato mesi e mesi, 2 settimane vuol dire che comunque ce l'hai sotto mano. Marco? Io anche scelgo dei pezzi che comunque so già, quindi non è che inizio a prepararmi di 2 settimane prima, scelgo dei pezzi che so già, per esempio questo qui che ho fatto oggi lo sapevo già da qualche mese e poi inizio, cioè li perfeziono sempre di più finché non arrivo già nel concorso. Ok, quindi... a quanti anni avete iniziato a studiare chitarra? Io in seconda elementare. In seconda elementare? In prima elementare. Finora siete arrivati a un concorso. Grandissimo, in diretta mondiale. A tal proposito, c'è qualcuno che vi guarda da casa e che volete salutare o non so, qualcuno che vi guarda in streaming nel mondo, visto che siamo aperti al mondo? Ma io ho provato a insegnare a mio nonno, non penso che sia riuscito a guardarmi da... A insegnare come si guarda? Esatto. A insegnare come guardare la diretta, però comunque lo saluto. Nel caso in cui ti stia guardando, un saluto al nonno di Marco. Ok? Alla prossima intervista.